Buongiorno mondo! Che patatino di papà, lui già lì sta! Di che questo bombino? Rompere le Monello. Scatole. Sì, guarda, guarda il nasino dov'è, guarda il nasino dov'è, è qui il nasino di Pippo. Non c'è neanche il nasino, c'ha il becco. Oh, amore mio bambino. Cristian è già a lavoro. Bernice mi sveglia in piedi, ragazzi. Un miraggio questo, eh? Sì, però vorrebbe entrare. Vorrebbe passare. Ecco, vai. Brava. Ora fa inversione a U. Ok. Niente, io e Jessica siamo pronti. Andiamo a fare due commissioni, a prendere lo chanticleer, perché oggi laverò il camper, che in stati pietosi non lo posso più vedere così, anche se sarebbe da verniciare ormai, da lavare non c'è più niente. Se appunto tanto che se lo lavi rimane così, eh. Vabbè, tolgo il grosso, dai, lo spolvero. E? Mi hai fatto vedere ieri Pippo che aveva paura. Sì. E abbiamo messo la gabbietta e tutto sistemato, no? Qui sotto nell'intercapedine siamo riusciti a mettere il tavolino. Finché lui non ha visto niente, andava tutto bene. Abbiamo mosso appena appena il camper, si è mosso il tavolino. Guarda come ascolta, come guarda. Sì, controlla tutto. Mannaggia. Si è terrorizzato, non capivamo cos'era successo, cos'è che non andava. Praticamente si è mosso il tavolino, è andato in crisi. Successo al finimondo. Successo al finimondo. Sei una cosa, sai, io non ti sopporto più. Che monello, troppo bello, questo bambino. Oh, un monello. Da lontano c'hai paura? Ti guarda con l'occhio cinese. Amore. Dai che arriviamo, arriva mamma e papà. Buono, andiamo a farci due passi e devo chiamare il meccanico, quello di Milano dove abbiamo fatto il cambio, per chiedere un'informazione di sto problema che riscontro sul camper, sentire la sua opinione, vediamo cosa dice. Anche oggi ci grazia con una bellissima giornata al tempo, ragazzi. È una bella giornata e le temperature sono ancora, c'è un po' di venticello ma si sta molto molto bene. Primaverile direi, più che autunnale. Sì. Bene. Vamo. Questa è la stagione che amo. Questa è la stagione che amano loro e che odio io. Che è quella stagione del cavolo che non sai mai come vestirti. No, adesso si sta sì, ti metti la felpa, però poi fa caldo, sudi, ti ammali. Basterà una magliettina di cotone a maniche lunghe che tu non hai. Non serve. Certo, non serve, ma in queste stagioni qui serve. E d'inverno anche, e giù in Spagna, comunque io questa l'ho sfruttata tantissimo. E si sta d'incanto, no, che giri maniche corte e fa il fighetto e poi spreda raffreddore. Le cusci. E ora si toglie la maglia, perché c'è già caldo. Beh, se, certo, se inizi poi a camminare, è normale che ti viene caldo. Tanto vuole portare la felpa, quella invernale, spesso. In caso di emergenza. Ah, certo. Non permettermela. Anch'io c'ho un caso di emergenza. E metti e togli. Un lavoro. Galletto preso. Cosa serve ancora? Idrolettina. Eccoli. Il cavaccotto che si trova. E basta, no? Basta, andiamo alla cassa. Abbiamo già speso troppo. Nel rientro passiamo da Rotondo. Prendiamo due panini per pranzo. E un pezzetto di figassa per la merenda di metà mattinata. E poi bisogna iniziare a lavorare sul camperozzo. Figassa presa. Ora torniamo alla base e ce la sbraniamo con un bel caffettino e poi iniziamo a fare qualcosa, se no qua si fa più niente. Ci vediamo in camper, va. Ciao, ciao chettine, che carino. Ciao. Non so se gli fa bene il pane, piccole, chissà cosa mangiano le verdure. Ma non lo vuole? Sì, è lì. Sta qua. Non lo vuole quello il pane, dove la pizza? Non vi, non vi fa bene il pane. Penso di silenziate. Poi magari dopo se avanza qualcosa del pranzo ve lo porto, eh? Un po' di frutta. C'ho le zucchine che non so. Se ve le porto, dai. Ci vediamo dopo. Ciao! Come sempre noi siamo gli animali. Piuttosto me le tolgo io. C'ho uno zucchino. Io lo porto dopo. E anche la nostra piccola parte di beneficenza l'abbiamo fatta anche oggi. È andato a mangiare le paperotte, le troppo. È arrivato il. Arrivò Emiliano, eh!
lì, però oggi a pranzo non c'è, che va a fare il pranzo con l'azienda. A fare il pranzo di fine stagione con l'azienda. Poi però oggi pomeriggio si porta suo fratello al cinema, vanno insieme al cinema. Vanno a vedere la storia di Gran Turismo. Buongiorno! Ciao! Ciao! Quello studia? Hai fatto il bagno nel profumo tu? No, il dopo barba. Ah, dopo barba. Dici sbarbatello! Il mio bambino fa la pappona. Ah, siamo rientrati in camper. Jessica doveva preparare il pranzo, ma io l'ho bloccata. Ho detto, no, devo fare un lavoro. Mi si è accesa una lampadina. Quando avevo comprato l'inverter e il Victron, che avevo comprato anche i cavi da 95, me li ero fatti fare più lunghi, perché non sapevo bene la posizione dove lo mettevo, che... Ora ho preso bene le misure, ho calcolato che, visto che quando io chiedo all'inverter 2 kW e mezzo di corrente, c'è un leggero abbassamento di tensione in ingresso, perché comunque devono passare 250-300 A da questo cavo, che comunque già un 95 non è un problema, e se le batterie sono a 13 scendono a 12,8. Quindi, visto che c'è il cavo lungo, ho deciso di accorciarli per avere meno strada e già fa. E li metto doppi, quindi, visto che l'inverter, questo qua, Victron, c'ha il doppio ingresso positivo e doppio ingresso negativo, li metto doppi da 95, così sono, la corrente passerà in 190 mm quadri, la metà della potenza, perché la potenza totale massima sarà quella, ma si divide su due linee di cavi, quindi proprio se già non si scaldavano così, sarà poi una passeggiata. Ecco, ho smontato di nuovo tutto, sono dietro qua dall'inverter. Ho già fatto il primo, questo qua è del positivo, che gli metto anche logicamente. Partendo dal bus bar col positivo, va al fusibile da 400 e poi va all'inverter. E ora devo fare la stessa cosa, gli metto un altro fusibile di protezione. Altrimenti non avrebbe senso fare un'altra linea senza il fusibile. Quindi doppio fusibile sul positivo. Mentre Jessica vorrebbe preparare pranzo, ma non può. Ho attaccato giusto la power station alla 220, ma... Può giusto alimentare la TV, la PlayStation, il frigorifero, cose piccole, perché è piccola, non è grossa. Non ce la fa a cucinare con induzione. Questo è quello che sto facendo. Lavoretto finito. Tutto in ordine. Pulisco un po' qua sotto, così ci rimetto il suo coperchietto. Vedete che c'è due positivi e due negativi. Così ora siamo sempre più in sicurezza. E ora andiamo a vedere Jessichina cosa ci prepara per pranzo. Allora, qua la frittatina di zucchini, direi. E ora esci un attimo che devo finire lì, Pippo, un secondo ci metto. Non posso tirarlo fuori con la... No, perché devo andare a mettere sotto il pezzo di ferro lì, allora, sdraiato. Un secondo. Un minuto, papà, ci metto, amore, ok? Monello. Quindi cosa ci prepara la Jessica? La frittatina di zucchini. Frittatina di zucchine. Poi ho preso, c'è lo speck da mangiare col pane. Le bistecche. Ma le bistecche no, le prendiamo per domani. No, ok. Mangiamo, c'ha sete Bernice. Ho fatto, guarda, l'insalata mista. Bernice c'ha sete, la vedi che sta lì, ce l'ha? L'ho messa. Ah, ok. Vabbè, allora aspettiamo che si prepara il pranzo, io metto quel ferro lì così facciamo uscire il pippotto, sì. E poi andiamo a lavare il camperozzo, così poi mi faccio la doccia insieme al Pippo. Pranzetto. Frittatina delle zucchine con i zucchini, salatina che ha preparato la Jessichina. Che farina. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Finito di fare la pappa, mi ha preso il caffettino, pulito tutto. Ora andiamo a dare da mangiare alle occhette. Non ci sono le occhette, stanno a fare la nanna. Abbiamo portato la pappotta. Vabbè, torniamo dopo. Abbiamo portato da mangiare. Ah, eccole laggiù. Non arrivano. Arrivano, arrivano. Guarda. Guarda come arrivano correndo. Oh, amore, guarda che vi abbiamo portato la pappa, ok? Scodinzola, è contenta. Oh, amore. Cosa c'è? Cosa c'è? Sei contenta? Guarda quanta pappona che c'è lì. Che brava che fa la pappona. Si emozionano. Ah. Amore, che belle che sono. Buon appetito, eh? Buon appetito. Poi dopo stasera, se c'ho altra roba, ve ne porto, eh? Loro stanno zitte.
Ho bocca piena, si sta zitta. Ciao. Vado. Torna Mendre. Ora vado a lavare casa su quattro ruote. Siamo arrivati al lavaggio qua del mio amico a Portovado. Siamo attrezzati, qua. Iniziamo dal tetto, che di pannelli ne ha da fare parecchi. E poi si scende. Dopo il risciacquo del tetto iniziamo a insaponare, che ce n'è qua da insaponare. Chantecler e via, che è veramente pietoso. Lavaggio terminato, ragazzi, ha cambiato colore. Bellissimo ora, bello bianco, è tornato. Solo che ormai non c'ha più di cera, quindi rimane, è ruvido, quindi si macchia poi facilmente. Guarda che bello qua, eh? Bel lavoretto che ho fatto. Spesa, ho speso 15 euro, più un barattolo di Chantecler, più un po' di prodotto che mi ha dato qua il mio amico Paolo dell'autolavaggio. Diciamo che ci voleva però. Allora, siamo tornati nel nostro parcheggino dell'Eurospin, perché là dall'autolavaggio fare i vetri, asciugare, è un po' un casotto lo spazio, quindi siamo tornati qui. Ciao! C'è anche Ombra. Jessica va dietro la zanzariera. Edito. Però mi sono messa in relax. In relax, posizione sì, relax, sdraiata. Io ho fatto tutti i vetri, da dentro e fuori, ho pulito un po' il vano motore, ho dato il nero gomme, che per me è la chicca finale di quando si pulisce un mezzo. Vedere la gomma bella lucida così è uno spettacolo. Ora ne approfitto, già che ho tirato su il soffietto al massimo, perché voglio andare a vedere da sotto questo passaruota lato passeggero. Stessa cosa che ho fatto l'altro giorno dal lato guida, sapete che c'aveva delle venette di plastica che l'ho siliconato, l'ho riparato, che non abbia questo gli stessi problemi, che magari mi sta andando acqua da qualche parte. Quindi già che è tutto pulito, in ordine, ho smontato dentro il legno sotto al forno della cucina qua sotto e in prossimità del passaruota. Ora io da sotto esternamente punterò la luce e gli dirò a Jessica di guardare dentro i buchi se vede luce. Speriamo di no. Non entra acqua. A posto. Pippo ti ha detto che passo. Che passa, menino? Non passa nada, per una volta. Per una volta non passa acqua. Non passa nada. Che ore sono? Sono le 18:01. Dalle 3 che sono dietro a pulire? Sì. No. Dalle 3 sono le 6. 3 ore per lavare il camper solo fuori. Ora vado a fare la doccetta. Fa il furbo, adesso non sai cosa ti aspetta. Ti tocca. Non sai cosa ti aspetta, che fai il furbetto. Sì, sì. Ora facciamo noi i furbetti. Sì, sì. È stato bomba, compadre. Che tuo bambino. Andiamo a fare il bagnetto, amore? Adesso facciamo vedere come facciamo il bagnetto. Eh sì. Dentro la doccetta con Angelo in spalla, che non è tanto contento lui. E poi quando è sotto gli piace, all'inizio come i bambini. Pippo, devo fare il bagnetto, amore. Eccolo lì che si fa il bagnetto. Scappa. Perché deve farlo una volta alla settimana il bagnetto. Bravo amore, adesso poi la mamma ti viene a prendere, eh? Papà ti fa un po' il bagnetto e poi la mamma ti viene a prendere. Una volta alla settimana bisogna fargli il bagnetto, perché hanno tipo una cera che devi levargliela, perché sennò poi gli dà fastidio e poi si gratta, quindi bisogna farlo. A dopo. Io come ora. Ah, come viene subito! Sei zuppo? Un pulcino. Andiamo a metterlo nella scaletta. Là ti porta la mamma. Stai tranquillo, stai tranquillo. Mettiamo qua nella sua scaletta. Ora si scrolla, poi si pulisce. Adesso per un po' c'ha da fare, perché c'ha da pulirsi e da asciugarsi. Vero amore? E poi adesso fa l'offeso. Direzione casa di mia suocera, che siamo invitati a cena. Ha chiamato, ha detto che fanno la pasta col cavolfiore. A me piace tanto. Però non prendevo il kebab. No, dai, buono, buono. Bene, quindi andiamo in là a Cogliano. Che genio!
E poi non so se ci fermiamo là a dormire o veniamo qua. Boh, vediamo. Come avevo promesso, vi faccio vedere la telecamera che ho preso ora che c'è chiaro buio, che non c'è il sole che dà fastidio. Questo è quello che si vede dietro. Poi basta dirgli show front camera, okay. E vedete il davanti, vedete? Show rear camera, okay. E si vede dietro. Se no, se volete, col tasto qua si spegne e diventa uno specchio normale classico che vedo il piccio qui dietro anziché vedere le macchine dietro. Molto bella perché puoi anche regolare altezza, questo anche sul show front camera, okay. Anche qua potete alzare, abbassare, aspetta, com'è? Ok, così, e far vedere quello che più volete. Show rear camera, okay. È molto bella. Soddisfatto? Soddisfatto, sì, poi per 110 mi sembra. Quello io, vabbè, c'avevo un buono, lo sconto 97-98, 100 euro, dai. Stiamo lì a pettinare le acciughe d'autostrada, euro più, euro meno. E direi che è ottima perché facile installazione, c'è anche il GPS che vi dice la velocità, c'ha parecchie cose, c'ha quello della dashcam che se li mettete la memory card vi fa la ripresa fronte e retro, la registrazione se ve la toccano, tipo Tesla. Ecco, una cosa che potevano aggiungere, due camere laterali per fare il 360 completo in caso di collisione e quant'altro. Vabbè. Andiamo a Gnaura. Sì, ci vediamo dopo da mia mamma. Dopo questa bella recensione di un prodotto. Lo sono pagato a cash, non mi ha regalato niente. Non ce l'ha regalato nessuno, non è marchetta, no, non ce l'ha regalato nessuno, ce lo siamo pagati. Cosa bella è quando si trova un prodotto valido e giusto, chiaro, consigliarlo. E come tanti mi avete detto in privato che voi fate, cioè voi che ci guardate, catturate parecchio quello che noi giudichiamo, perché giustamente dite, se lo provano loro, che lo usano giorno e notte, una cosa e l'altra, e va bene, vuol dire che veramente va bene il prodotto. Certo. E ci fa piacere, diciamo che vi fidate di noi. Lo sfruttiamo parecchio. Quindi qualsiasi attrezzo, qualsiasi cosa è ben sfruttato. Arrivati. Noi. Pasta con i broccoli. Che faccio il giro. Vabbè, buon appetito a tutti. Cenetta fatta, ora salutiamo tutti. Noemi, che fa le scorreggie col palloncino. Nonna Dina, non vi ascolta. Niente, non vi ascolta. Nonna, guarda. Salute nonna, Frollo, non spe. Vuole accenderla. Mio nipote. Ulenescio, si dice in Ligure. Beh, scendiamo che c'è Emiliano che aspetta Cristian, che vanno a vedersi il film La storia di Gran Turismo. Io poi me la faccio dire da loro, così risparmio. Beh, il biglietto, ecco. Sono Ligure braccine. Le dici di farti il video. E via. E via. Cenetta fatta, salutato tutti, tutto. Ora scendiamo che c'è già Emiliano che ci aspetta. Eccolo qua. Vediamo se si fa salutare. Luce targa bruciata. Tanto c'è il cazzino, sono ciao zio! Oh, bella fra! Non si vede, c'è buio, cavolo! E io ci gli occhiali da solo. C'è gli occhiali. Tornate al parcheggio dell'Eurospin. Poi c'è il nino. C'è Mortadellina che fa la papa anche lei. Tu cosa fai, cucù? Ti sei mangiato tutte le fave, ti sei mangiato i piselli. Maialino, guarda qua. Tutto ti sei sbranato. Sei un maialino, sei. Fai finta di bere ora. Vabbè, che dire ragazzuoli, la giornata è giunta al termine, potremmo dare anche la buonanotte. Banane. Pippo vuole andare a letto. Banana. Ma perché ha capito, ha sentito buonanotte. Sì. Ciao a tutti, buonanotte, al prossimo episodio. Buongiorno a tutti, Cristian è già al lavoro, Pippo l'abbiamo appena rimesso dentro perché faceva il monello e c'è la porta aperta che stiamo pulendo. Qua c'è Bernessina, qua c'è Jessichina che pulisce il bagnetto. Buongiorno. E io sono già alle prese col condizionatore perché direi che è arrivata la fine della stagione lavorativa del condizionatore, lo sto pulendo tutto bene. Devo ancora... qua l'ho iniziato a fare con uno straccetto umido ma ho sbagliato.
guardate quanta polvere, e noi lo facciamo ogni settimana. I filtri li ho già puliti, ora pulisco tutto bene qua, però lo devo fare mi sa a secco, perché di qua l'ho fatto con lo straccetto umido, ma la spanteghi ovunque e non la togli bene. Così è arrivata la fine della sua stagione del condizionamento, dell'aria fredda, tra un po' inizierà la stagione della pompa di calore per fare il riscaldamento. Non lo usiamo tantissimo perché noi non andando neanche in posti freddi o comunque ci mette mezz'ora prima che inizia a fare aria calda, quindi fai prima accendere il cinesino. Però una bella pulita di fine stagione noi gliela diamo e poi si vedrà. Pulizia fatta, Pippo gli abbiamo messo la pappotta, un giochino dello Scottex è finito. Ma è 2 ore che mangia la pappotta. Deve mangiare il mio bambino. Ha già messo la mela, mangia e caga. Messi i crocchini. Mangia e continua, da stamattina alle 8 che mangia. Cristian è sempre tra i compiti. Ora andiamo a cercare un pezzo di tovaglia da mettere qua. Siamo già andati all'Eurospin a prendere il pane per pranzo, lo Scottex e i fazzoletti. Ora devo andare dal meccanico a saldare il debito, dal gommista a prendere una prolunga delle gomme gemelle, perché ieri quando ho pulito bene i cerchi ho picchiato nella prolunga della ruota interna per gonfiarla e l'ho spaccata. Avevo quella di plastica che aveva 5 anni, quindi ci sta che si sia rotta. Volevo mettere quelle di gomma, ma bisogna mettere il pezzo di ferro sul cerchio che lo segni, non mi piace, quindi mi sa che mi faccio ridare quella di plastica e ne prendo un 2 in una di scorta, visto che una c'ha 5 anni, l'altra si è rotta, è plastica, caldo freddo, si cuoce, ci può stare. Pronti? Partenza, via! Bellissima sta telecamera, sono veramente contento di questo acquisto. Consigliato da Jessica. Mi attappassi la bocca ogni tanto. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo venuti dal pompista, abbiamo saldato i debiti, abbiamo scambiato 2 chiacchiere, ci siamo salutati, ci vedremo il prossimo anno. Rimaniamo in contatto, vabbè, perché lui è camperista, quindi se ha bisogno di qualche consiglio, qualsiasi cosa, ben volentieri aiutare. Ora stiamo aspettando Emiliano che si camalla via suo fratello, che vanno a prendere un giochino, non ho capito cosa vanno a fare, per la PlayStation. E niente, questo è da farsi. Allora, Cristian e il pacco l'abbiamo lasciato qui. Abbiamo lasciato il pacco che era Cristian con suo fratello. Con suo fratello. E ora andiamo a ritirare un altro pacco. 2 pacchi, 3 pacchi. Allora, uno è sicuro che è da Filomena. Uno è a casa di tua madre, che però potrebbe essere diviso in 2 scatole. Sì, lo sappiamo. A ritirare i pacchi e poi, ma è ora di pranzo mi sa qua. Eh sì, è mezzogiorno. Devo prendere anche la pastiglia. Bastiamo poi il pranzo. Abbiamo le bistecche. Eh sì, però se viene anche Emmy non basta, non ce ne 3. Ce ne prendere allora un'altra confezione. Ci vediamo dopo e vi facciamo vedere i pacchi cos'erano. Cosa sono? Non cos'erano. Sì. Andiamo a ritirare il pacco, il primo a casa di mia suocera, perché è grosso ed è pesante, così non ce lo togliamo di mezzo di casa lì. E poi andiamo da Filomena a ritirare l'altro, che è nell'Amazon Locker dal benzinaio. Movimento, attività fisica, sempre. 4 rampe di scale. Dovevano essere 2 pacchi, ne è arrivato solo uno. Non possiamo spoilerarvelo perché vanno in combinata e sono sorpreso. Sì, vabbè. È un pacco che va unito, però, sennò non, sì, non possiamo farvelo vedere. Quindi ora provo ad andare alla DHL qui a Vado Ligure, che è la sede dove c'è dei pacchi che della DHL. Che magari è rimasto là. Perché già l'altra volta con più o meno lo stesso pacco, la stessa format, ne era arrivato uno e l'altro se lo sono svaniti, è arrivato poi. Però siccome noi non dobbiamo più stare qua, basta, direi che abbiamo già dato. Vado io a ritirarmi il pacco in deposito. Niente, il pacco non risulta l'altro pezzo ancora in movimento, quindi bisogna aspettare il pacco che arriva. Vabbè, ora andiamo a mangiare, va, ci pensiamo. Siamo arrivati alla base Eurospin, ormai è la nostra base, casa nostra. Emiliano e Cristian arrivano, che sono andati all'Eurospin a comprare un'altra confezione di carne e pranziamo ora. Monello, ci siamo seduti a tavola, solo che la fame era brutta.
Le bistecche è rimasto il pezzettino di Christian perché lui è lento come la Quaresima. No, è grasso. Meno male che abbiamo Christian. Bene, bene, bene. Questa è carne salata? Sì. Carne salata. Salata si dice con la D. Sì. Questo carpaccio. Sì, è carne salata si chiama. Vabbè, quesla. Pomodori, gamberetti salsa rosa, Emiliano. Lo chef. Lo chef. No, salata. Faccio di carne salata. Visto che devi dare retta ad Angelino ogni tanto. Del Trentino. Alto Adige. Ogni tanto, cioè quasi mai. Ciao Bernice. Buon appetito. Buon appetito anche per Bernice. Bernice che mangia. Guardala lì che reazione che c'ha al volo. Quando vuole. Pezzettino di grasso. Vera buono, amore? Tu Pippo? Pippotto invece niente, amore poverino. La mattina che mangia? Sì, tutta la mattina che mangia. Ha mangiato tutti i crocchini. La mela. Oh, amore. Sei deperito? Sì. Bernice è anche deperita? Deperito. Credono tutti. Deperito. Una morta di fame. Poverino. Ci dà dopo pranzo, va. Finito il pranzo, Emiliano se ne va già perché deve andare a lavorare. Noi ora ci facciamo un po' di gelatino, un po' di relax, caffettino. C'è solo questo che fa, non è no, c'è non anche lo il biscotto. Ma dove? Dietro. Io voglio il biscottino. Non c'è. Voglio il biscottino io. Ah, ecco. A me quelli ghiacciolo lì al limone con lo stecco di liquirizia non mi ispira. Non piace. Non è un gelato, è un ghiacciolo secondo me. È tipo sorbettino. No, sorbettino di YouTube. Io mangio il biscottino. Fatto tutto, caffettino preso, ci muoviamo. Andiamo dal cinese a prendere la tovaglia e devo prendere delle bollicine per spedire un pacco io a sto giro. Abbiamo preso un pezzo di tovaglia che la mettiamo lì dove metteremo Pippo, lì nel garage dove era il suo posto perché si è spaventato del tavolino. Tipo ringhia. E poi ho preso il pluriball perché devo inviare un pacco che non si deve rompere, quindi lo arrotolerò tutto lì, farò un pacco gigante su una cosa piccola. Ecco, c'è le officine. Andiamo fino da Euronics. Guarda bro che stile, eh. Acquisto fatto. GoPro 12 e micro SD. Perché con la Insta non ci troviamo più bene. Abbiamo avuto un po' di problemi anche con l'assistenza. Quindi la diamo via, la regalo a qualcuno. Cioè nel senso la vendo a qualcuno a un prezzaccio. E passo a GoPro. Quindi per tutti quelli che ci seguono, che ci chiedevano dalla Insta, a noi dopo un anno non ci piace più. Non abbiamo neanche utilizzato mai obiettivi a 360. Non abbiamo fatto mai niente di tutto ciò. Quindi uno spreco, preferisco darla a qualcuno che magari lo sfrutta. E noi passiamo a GoPro e vediamo com'è la situazione. Secondo me la Insta è più per quelli che vanno in moto con la 360 o... Sì, che gli dai più uso magari a tutte quelle cose lì. È un peccato. Ora caffettino time da Minuto Caffè. Eccolo lì. Pausa caffè che si rivela pausa brioche pure. Caffettino time, briochino time, estate time, ginseng time, briochino time, cioccolato bianco time. E io no? Perché? Devo anche dirti perché? Un'idea per prendermi l'iPhone 15, la cioccoletta. Fai il gofrandri. Non ci caga nessuno a noi. Quindi ora benzina, direi, se no ci fermiamo qua. Benzina, gasolio, forse meglio. Perché se no si ferma pure il canto. E poi non so, penso che abbiamo finito di fare tutti i giri. 100 euro 50 litri, rifornito a 1,964. Tu vuoi uno stipendio ormai per fare gasolio in sti mezzi? Che pieno. Manco il pieno, poco dopo tre quarti. Vabbè, tanto. Sì. Con freno a mano si muove. Boh. Andiamo! Christian ha deciso di smettere di giocare alla Play. Io ho iniziato a fare la configurazione per la GoPro. Jessica è sempre lì che trabaja. Qua c'è sempre il solito Pippotto. Siamo andati a prendere un attimo all'Eurospin. Gelatini per fare colazione, tortino al limone wafer. E stasera ci mangiamo la vellutata con i crostini. Invece Christian si fa le pizzettine. E boh, ho messo la tovaglietta qua per Pippo. Gliel'ho incollata così non vede più il tavolino. Speriamo in bene. Bisogna inventarsi qualsiasi cosa, perché si spaventa di cose inutili. Allora bisogna sperare che non ci sia niente che lì continui. Sì, che magari, no, magari adesso non gli piace la tovaglia.
Mortadellina cosa aspetta? Ha mangiato? Sì, ha mangiato. Allora cosa vuoi, Besuga? Gli ho messo l'acqua e gli ho messo le gocce. Vado a fare la pipì e basta. No, l'ha fatta prima la pipì. Per vedere la nostra cena, un po' povero. Cena povera. Tu, Besugo? C'è anche lo yogurt da finire. Monello. Chiudiamo la tenda della mansarda, perché ora sennò va sempre là sopra. Sì, va lì a fare i dispettini. Boh, facciamo la cena. Vellutatina, ora ci mettiamo due crostini. Hai visto che la mamma c'ha il formaggino, amore? Ecco. Allora. Ho già visto. Cosa vuoi? Fa la cacca. Tac. Cosa vuoi? Allora deve partire in quinta. Vuoi il formaggio, amore? Pronto al decollo. Vuoi un pezzo di formaggino? Dai. Farà geloso. Pezzettino per uno. Buon appetito. È un ghiottone di formaggio. Di formaggione. Abbiamo mozzarellina, sei. Sei monnello. Ci si rinforzano le ossicine, le piumette, le alettine, se i piedoni viene... da dinosauro. Ma se gli viene ancora più duro il becco, siamo freschi. Già fa male così. Io mi sono mangiato la mia minestrina con i crostini. No, anche. No, io mangio due fettine di speck con un pezzo di pane. Sì, tanti bacini. Ah, che lecchino, guarda che lecchino. Sì, ruffiano. Guarda qua che trucchetto. Già quando avevi deciso che ti facevi le pizzette, avevi detto ci metto lo speck sopra. Me l'ho dimenticato. Oh, che buono, specchino uscito. Vabbè, finiamo di cenare, va. E dopo il formaggino, non vuoi bere un po' di succo al limone? Al limone! Cioè, ma ti piace pure. Ma mi spinge il bicchiere. Ti fa male! Mi fa lungo. La giraffetta di ti vita. Fa male! Basta, amore, dai. Basta. Sei un birbantello, sei. L'acqua, se vuoi c'è l'acqua, guarda. Io ho messo l'acqua nel bicchiere, guardate cosa fa. Beve anche l'acqua. Però vuole il mio. Però capisce che acqua. Però vuole il mio. Prova a avvicinarti tu, col succo. Ah sì, addirittura. Con la zampetta se lo tiene. Con la zampetta addirittura. Sei un personaggio, Pippo. Ma Pippo è mio questo bicchiere qui, ehi. Monellino. Sparecchiamo, sistemiamo quello che c'è da sistemare. Tuo figlio ha sparecchiato, io ho fatto dell'altro, Cos'hai fatto? Hai guardato la TV insieme a me. Devi difendermi, non devi. No. Tu metti i programmi qua delle chitarre alla TV. Non è una chitarra, è FL Studio. È il programma che uso per fare musica. Ah, perché fai molto un disc jockey io. Sì, infatti la tastiera e il mouse che mi ho ordinato possono servire anche a questo molto di più. Posso usarle anche qua. Ah, ok. Molto più. Ok. Dico la tastiera del computer che gli tasti sono così. Situazione direi che è arrivata al punto. Fine. Fregato. No. Fine giornata. Bananna, che rista una nanna. Bernice, tra un po' li suona la sveglia che inizia il turno. Jessica, nanna. Buonanotte. E io sono sveglio qua in piedi che giro per il camper. No. Svuoto tutti i dati del computer, sul computer della telecamera. Poi o vado a fare una mezza camminata o mi lavo i denti e vado in branda, perché domani mattina alle 8:20 devo essere già dall'oculista che c'ho la visita. Quindi. A me non abbiamo capito tanto dalla vita. Questo era già... Perché mi è uscito un post così, adesso stavo ero qua, così su Facebook, di una ragazza con scritto: guadagno 28.000 euro al mese facendo scoppiare i palloncini con il sedere. Cioè, ce ne rendiamo conto o cosa? Cioè, non abbiamo capito niente dalla mia. Mi offro volontario per scoppiare i palloncini col sedere. A 28.000 euro al mese anch'io. Peace and love. Buonanotte. Hasta mañana. Hasta banana. Hasta banana. Dice Pippo.